Io dico buonasera a tutti qua, soprattutto buon anno a tutti i convenuti, le autorità che sono rappresentate dal nostro angelo. E che devo dire? Presentare Rossella, ormai l'hanno presentato loro, io mi ero riservato di dire altre cose. Però io inizio il mio esordio, il mio incipit è questo, che a fine degli anni 70, inizio anni 80, io mi trovavo a vendere le mie modestissime pubblicazioni e i lesinesi mi hanno aiutato perché compravano quello che scrivevo e io correvo dal mio editore a pagarlo perché mi diceva Nicolino, qua io ho gli operai, l'editoria funziona, se funziona anche la vendita di quello che stampiamo. E allora ho visto una ragazza, io mi mettevo con un po' di musica classica, mi ricordo Beethoven, la nonna, l'inno alla gioia, per dare un po' un tono anche per accalappiare, diciamo, benevolmente i miei lettori. A un certo punto vedo una ragazza, io non l'ho riconosciuta subito, ma poi ho capito subito, c'era il papà, compianto papà, Giovanni Giovanni, dolcissimo, e lei prese qualche libro, cominciò a sfogliarlo, a leggiarlo un po', dopodiché mi disse, ho anch'io in animo di pubblicare qualcosa. E infatti puntualmente nel 1986 con i figli della la carica di Mandolino ha pubblicato Tormento. Ma io quando ho visto Tormento, tra l'altro è lei che l'ha disegnato, è praticamente un atleta che sferra un gancio, posso fare anche un po'? Sferra un gancio e sferrando questo gancio ci fa capire sono pronto ad esplorare il mondo con i propri problemi, eccetera. Allora, ho detto io se mi metto a leggere Tormento, questa parola grossa, non lo so, sono un po' pesante, mi sono immerso nella lettura un pomeriggio e ho notato che invece mi ha vinto talmente e che, diciamo, l'ho divorato, tant'è che io poi mi sono ritrovato con le sue sinergie, che anticamente la sinergia, nel senso latino, la sinergia è l'insieme del prodotto poetico di tanti di quegli autori antichi che non si firmavano perché si riteneva, nel senso latino della parola, che la poetica fosse di dominio comune e che quindi era un regalo fatto. Oggi invece la sinergia è un convegno, come dice anche Ilaria Porro, ma lo dice anche il Flore, il Sapegno, lo dicono i Cancerventi. In sostanza è un florileggio, così per fare un esempio, come diciamo l'Arcione del D'Annunzio, diciamo un convegno, sono due le sinergie. E allora io ho pensato, Tormento è diviso in due parti, la prima parte che è titolata Tormento comprende 19 liriche, e le liriche sono a versi sparsi, e fanno un po' a meno della metrica, se no noi ci immergeremmo nel sillabico in tutta una trattazione difficile, spondere una cosa eccezionale. Lei però ha favorito soprattutto la lirica, che per certi aspetti, se consideriamo alcuni titoli, per esempio, voglio anticipare, io farò 7-8 minuti per volta, voglio anticipare per esempio Gli occhi di Rete, quella notte del 6 aprile, del terremoto, da lirica io ho notato si trasforma in onde, ma per lirica noi intendiamo questi trattati poetici a versi sparsi, per cui così come l'Alda Merini e come tra l'altro per esempio io sono innamorato di Fernanda Pivano, che non essendo stata una poetessa ma solo una scrittrice e traduttrice, quando lei nell'antologia di Sporriver parafrasa le epigrafi di quel cimitero che guardava dalla collina il Sangamo, praticamente evidenziava la lirica, solo delle piccole liriche. Lei invece fa di questa lirica un'esposizione per esplorare un po' gli aspetti della problematica del mondo, quindi l'amore, come ha attestato poco fa anche Angelo, l'amore nei suoi molteplici aspetti. Per esempio tratta del quando parla per esempio amore e odio. Io ho fatto il soldato a Brescia e ogni tanto i miei amici soldati andavo a Signore del Garda e mi sono innamorato delle grotte di Catullo dove io ho letto odi et amo, quale it facere nescio equilis, se portasse sed senzio,
per dire io amo e odio, non lo so perché, ci rifletto sopra, ma escrucio, mi sento messo in croce. Lei però va al di là di questo concetto, perché poi pronuncia librati, anima mia, quindi trova una soluzione positiva in questo rapporto. Noi abbiamo considerato questo tormento, che parlo di questo perché è propedeutico invece a quello di cui noi tratteremo, che è quelle amare gocce d'amore. La seconda parte è dedicata all'uomo mai nato e comprende altre 16 pieghe, mentre nelle prime 19 notiamo per esempio sia le parole il padre, notiamo, sono tutte belle. Nelle seconde notiamo per esempio il profilo del vento. Lei forse senza accorgersene, ed è un suo merito, ha enucleato le famose onomatopee, quelle in cui ha abbondato D'Annunzio quando parla, per esempio ricorre, sostituisce il vocabolo principale, per esempio coccole aulenti, anziché aulenti poteva metterci per esempio odorosa, però lui ha preferito la scelta sinfonica del simbolismo di quella parola aulenti. Lei ne fa meno in certi casi, il profilo del vento, però in altri casi, e lo vedremo, forse senza farlo apposta, forse perché è cosciente, perché il poeta è così, e ha ripescato le famose figure retoriche, e quindi le onomatopee, non so, il poliptoto ed altre figure. E poi vedremo in sostanza come articola queste voci eleganti. E ultima cosa, il titolo di ciascuna lirica, che poi a volte si trasforma secondo me in note vera e propria, è da notare che il Flore, il Sapeglia, diceva attenzione, la lirica aversi spazi dà modo al lettore di compenetrarsi meglio e di personalizzare la riflessione. In questo senso lei, che ci abbia pensato o no, ci ha fatto un gran regalo, e abbiamo diviso, e passeremo subito alla prima triade che viene poi dai nostri fini dicitori, io li chiamo, che è il professor Gennaro, la dottoressa Antonella, perché lui si è messo là, sì, devo mettere qua, e il dottore Alawi Mohamed, che tutti chiamiamo Ali, ben conosciuto ormai in desinese sotto ogni forma, come fini dicitori cercheranno di declamarci in sostanza questi godimenti lirici. E noi iniziamo soprattutto con la prima triade, che vede cimentarsi con gli sguardi dei bambini con Gennaro, poi passerà il padre Gennaro e Crisalide con la nostra Antonella. Io do il via.